in questa vigilia di Natale che vede i Re Magi che, essendo più di due, non si possono spostare, credo che agiranno con lo spedizioniere, che i pastori si muovono in zona rossa perché oggi gli hanno dato la zona rossa, in questa notte che mi riporta a una bellissima canzone di Marasco, quando ottimisticamente disse: "Bah, per me ne è nati due". Invece quest'anno questa nascita è dura, questo anno bisesto, anno funesto, che non vediamo l'ora che si concluda. Con un governo che ha emesso DPCM e decreti legge che si sono inseguiti nel ridicolo. L'ultimo decreto legge è quello delle due persone che si possono spostare una volta al giorno, porta al fatto che se siamo 100 persone d'accordo e andiamo tutti da Luca Occhini, noi possiamo fare una festa da 100 persone essendo in regola, perché ci siamo mossi a due a due. Quindi questi cervelloni che dopo giorni e notti di studio con gli esperti, e allora ti domandi: ma gli esperti dove l'hanno trovati? E allora ti domandi: ma come puoi fidarti di questa gente che ha iniziato col dire che il virus non era pericoloso, poi era pericoloso e ci volevano assolutamente le mascherine e i guanti, poi siccome le mascherine non si trovavano, no, le mascherine non servono, basta il distanziamento. Poi sono arrivate le mascherine, la mascherina è indispensabile, però non importa i guanti, perché il lattice era introvabile e i guanti non si reperivano sul mercato. E quindi voi pensate, ora arriva il vaccino, il 27 c'è questo Vaccine Day, che gli piace col nome straniero, che è una cazzata, ma di che sa fare il giorno, ma arrivano i vaccini, chi vuol fare lo faccia, chi non lo vuol fare non lo fa. Io ho paura che aderiranno in molti pochi, anche perché pensate che i medici e gli infermieri sono pochi, pochi, pochi. E allora la domanda è: se i medici e gli infermieri aderiscono al massimo al 34%, ma perché lo devo fare io? In più c'è questa complicazione della variante del virus. Quindi Occhini, io dovrei comunicare una cosa ai politici. Mi reggi con una mano il telefono? Il microfono. Sei pronto? Allora, cari politici, voi il vaccino me lo vorresti fare qui e io invece ve lo faccio qui. Buon Natale.